www.radiogio.it e la storia continua. Usi e costumi funebri dei cimbri. Nei boschi nereggianti dei pini pretende ancora il credulo alpigiano di udire negli alti silenzi della notte il mulo misterioso del Claga, la parca dei sette comuni, che preannuncia sempre la morte di un congiunto, come il grido malinconico della civetta o del corvo, come l'abbaiare lamentoso del cane, come il rumore del tarlo che rode i vecchi mobili della casa. L'alpigiano crede a tali superstizioni e nella sua fantasia sono segni paurosi e fatali di disgrazie o di morte il gallo che canta da gallina, l'incontro di una donna o di un prete al principio dell'anno, il rovesciare il sale e l'olio, il tenere il pane a rovescio sulla tavola, il suono delle campane mentre battono le ore, il sognare di biancheria stesa o i denti caduti, eccetera. Nella stanza illuminata, con la maggior profusione di ceri, giace il morto, rivestito dei suoi abiti migliori, talora ravvolto nel lenzuolo, laighe tug, con le pantofole ai piedi, se è una donna morta di parto, con le scarpe se la morte fu violenta, e giace sul suo letto, che solo all'ultimo momento viene deposto nella bara. Vengono accanto a lui durante la notte i parenti e gli amici e mestamente ne ricordano la vita o anche si intrattengono in giochi. Al mattino l'accompagnano al camposanto del paese natio, dove ognuno fino al 1778 aveva il suo luogo determinato. Gli uomini avvolto in un lungo mantello, qualunque sia la stagione, e con un cappello a tela larga, le donne con un fazzoletto nero o bianco in testa, nag tod, seguono il feretro, uno stuolo di piagnone, di compare prefiche, che del morto esaltano le virtù con alte lamentazioni, il clagar, gridate con una cantilena monotona, e che sulla fossa, sulla quale ciascuno getta un pugno di terra, manifestano la disperazione con pianti incomposti. E tornati a casa, quanti accompagnarono il morto, s'assidono al pranzo funebre, il cartac, offerto dalla famiglia, mentre ai poveri si distribuisce il pane e dell'orzo o si fa dell'elemosina. Come nel rito antico, italico e greco, si celebrava il funerale degli eroi e dei parenti con sacrifici e attorno alle tombe, libando il latte e il vino e versando sangue delle vittime scannate sull'avello. E sulla fossa del solitario cimitero si pianta generalmente la croce col nome del morto, come una croce si pianta sui luoghi dove la morte violenta o la sventura colse un viandante, e la si circonda ad un cumulo di sassi. E non c'è alpigiano che passandovi accanto non mormori una preghiera e non getti su quei tumuli una pietra, quasi ad aumentare la funesta e da un tempo pietosa memoria. E per lungo tempo si rammentano i trapassati in quei montani villaggi, dove la morte più raramente che altrove miete le sue vittime, e con pii suffragi si ricordano specialmente nel terzo giorno, nel settimo e nel trigesimo, e nell'anniversario della morte, nel qual giorno, anzi anticamente, le donne si recavano a spargere lacrime e fiori sulla tomba dei loro cari defunti. Il corrotto delle vesti indossate dai parenti più stretti dimostra anche con segni esterni il dolore profondo dell'anima. Sono usi poco singolari, in vero, poiché ricercando tra le nostre folcloriche delle popolazioni, non solo italiche, ma anche di altri paesi,
si potrebbe trovare raffronti copiosi, ma li ho voluti rammentare per fare conoscere che anche in questo estremo lembo d'Italia queste manifestazioni e questo culto della morte non mancano, e che anche qui ai defunti sono sacrati i ricordi e le onoranze più meste e i fiori più belli. www.redigio.it e la storia continua.